situazione. Con l'ausilio, come ricordato, di Camerutu. È partita la finale del calcio storico 2017 a Firenze. Subito la sfera in mano ai bianchi con... Non c'è stato il muro contro muro, ci sono i confronti, i pugili che si affrontano al centrocampo, però senza la linea schierata, per cui non è possibile pensare di una sortita in questo momento. Anche perché dobbiamo sfatare un tabù, Omero. Già nel calcio la tattica è difficile con 11 giocatori. Per i bianchi a fronteggiare, non vedo bene chi è, cioè, ruota rossa, Lorenzo Ardito. Chiaramente placcaggio no. A centrocampo, ci sono almeno 6 Alessandro colpi. Marin, Ardito di bianco. Sono ancora 27 contro 27 e in questo momento i placcati si annullano a vicenda e non c'è modo di far partire azione. Vediamo cosa fa Vallero. Tutto il mio ragionamento viene vanificato dal Vallero e Sebastiani, prendono la palla e vanno avanti. Sebastiani prova l'incursione, prova a cercare un compagno libero, ma non ce ne sono in questo momento, ce ne sono due davanti, ma chiaramente si esporrebbero poi al placcaggio dei rossi. Allora vediamo se avanza il baricentro del quartiere di Santo Spirito, prova Sebastiani a trovare Sebastiani il Varchi, eccolo qua che parte sul fronte destro, attenzione, mezza caccia rossa, mezza caccia. Minuto più o meno. Ecco il replay. Ha provato il tiro dalla distanza, in quel caso con Sebastiani è stata graziata, visto l'errore chiaramente del giocatore dei bianchi che nuovamente in questo istante è in possesso del pallone. Poi non solo, ci sono tanti bianchi in grado di arrivare in caccia, quello... Assolutamente. Diciamo Sebastiani, sì. Lo ricordiamo per le due cacce fatte nella finale bianchi-azzurri di rimbalzo. Prova un sortito offensivo adesso Sebastiani, attenzione, c'è un violento corpo a corpo e recupera la sfera per un istante, parte rossa, sì, lo fa e adesso prova a innestare la prima sortita offensiva al quartiere di Santa Maria Novella, placcaggio al centrocampo, ma riesce il calciante dei rossi a divincolarsi, viene però fermato. Baggiani, Francesco Baggiani, il rivista. Per capire come è andato questo placcaggio, c'è stato il tentativo iniziale di parte... rossa per Beniamini, è chiaro sicuramente, c'è grande attenzione per quella che potrebbe essere una gara che potrebbe regalare la terza vittoria consecutiva ai bianchi. Vediamo adesso l'incursione, il calciante bianco che viene fermato ma sempre più avanti, riparte adesso la Baggiani per i rossi, che vede un compagno libero sul fronte destro, si invola uno contro uno, riesce a evitare molto bene uno di parte bianca, attenzione, si porta vicino alla caccia e porta avanti di una caccia e mezzo il portiere di Santa Maria Novella. Una buona organizzazione tattica da un punto di vista perfetto, dei corridori. Baggiani ha scansato due difensori bianchi. Bella, molto bella. Si è accesa improvvisamente la partita, a questo punto Mero siamo destinati... Al primo momento in cui è stato possibile sfruttare una distrazione sono... Con Lopez mi pare che è in possesso del pallone per i rossi, viene subito placcato a centrocampo. Intanto l'espulso è Rosa Rosso, quindi Ernesto Papa. Ruota Rosso. Quindi non Ernesto Papa ma Alessandro Marin. Non cambia però il compito dei calcianti che sono 26 contro Borna in questo caso. L'errore dell'espulsione è stato dato dal simbolo. Rosa e Ruota sono molto simili. Molti calcianti hanno i pantaloni arrotolati per cui è difficile vedere bene i simboli. Dei rossi fanno ottima guardia e chiudono tutti i varchi in favore della formazione bianca. Allora si riparte dai datori indietro. Tantissimi placcati, tutta l'azione si limita a pochi calcianti. Vediamo adesso questa sortita offensiva, ancora una volta niente, si riparte dalle retrovie con i bianchi che adesso provano un'incursione centrale, si sposta sull'out sinistro. Uno dei calcianti, lungo tiro dalla distanza ed è caccia bianca. Dito se non sbaglio, vediamo. Play, bella, questa volta è stato fortunato il calciante bianco dalla distanza molto più distante rispetto al tentativo che ha portato inizialmente alla mezza caccia rossa. Sì, Lorenzo Ardito, che adesso è di parte rossa, dovranno Omero uno riconquistare la sfera e poi dopodiché tentare di quanto prima di riequilibrare, di superare il punteggio con una caccia, perché solo tre. È difficile organizzare un'incursione, però lo spazio c'è, attenzione, rossi, vediamo quindi... Vallero che prova una sortita offensiva, lungo lancio e c'è caccia bianca, bellissima. Caccia bianca, bellissima.
bellissima e intelligente questa azione. 23 e adesso gli equilibri si sono ribaltati con Santo Spirito che si porta avanti di mezza Lorenzo caccia rispetto Ardito un'altra Rossi. Volta sul passaggio di Valleri. Questa volta la difesa, nella fattispecie datori indietro Rossi, hanno il controllo del pallone. Intanto vediamo ancora scontri molto molto duri. Mai le magliette con le quali i 27 calcianti per parte avevano iniziato sono state divelte. Attenzione a Ivano che prova a incunearsi sul fronte sinistro del campo, viene subito placato da Lopez ma riesce a divincolarsi, perde il pallone ma torna di parte bianca. Attenzione, c'è lo spazio per andare in caccia e c'è la caccia bianca. Caccia bianca. Ci sono tanti blocchi a centrocampo, poi là dietro in difesa i giocatori vengono a mancare. No. E quando le sortite offensive vengono orchestrate bene è frequente lo spirito si vede, quando era ancora decisivo si è fatta vedere, sì, esatto, esatto. Un po' il cinismo e l'esperienza dei bianchi viene fuori prima della partita, però ovviamente con il complice del caldo tutto giorno. Si è presciutato. Attenzione a una sortita sul fronte sinistro del campo dei bianchi con un calciante che si porta vicino alla caccia rossa, evita due avversari e deposita in caccia per i bianchi. Mi sembra che la tattica in questo caso, anche in questa circostanza, abbia trionfato. Ottima questa sortita del calciante bianco che ha evitato non uno, non due, ma tre avversari, sì. E ha depositato la sfera in caccia. Piombino che prese in mano Santa Croce e fece questo mezzo miracolo di riavvicinarsi e riaprire la partita. Attenzione, un lungo lancio delle retrovie per un calciante rosso che viene steso. Aiuta. Vedi, con questo lungo lancio delle retrovie. Cross, ma Gallo per il calcio in pieno petto. Ricordiamo che il portatore di palla, lui in questo momento aveva preso il pallone, può essere fermato in ogni modo. Per fortuna si rialza, nessun problema, sì, per sì, lui. Sì. Ricordiamo anche che gli espulsi sono uno per parte, quindi siamo a 26 a 26 e siamo ad un quarto d'ora esatto dalla fine della partita, con il risultato che vede i bianchi di Santo Spirito campioni in carica sul risultato di 4 cacce in favore contro l'1 e mezzo segnata proprio nei primi minuti di gara da parte rossa, parte Santa Bernabella. Attenzione adesso, ecco, sentito Sebastiani mascherato, evita molto bene un avversario, non però può far nulla sul secondo che lo getta a terra. Anche in questo caso buona la tattica dei bianchi, ma molto molto attenti i rossi in questo caso a rifermare l'azione. Riparte adesso il gioco con i rossi che si sbraccia per incitare i suoi. Diciamo che se non riuscissero a segnare una caccia in breve tempo la partita si potrebbe... Attenzione, eccoci qua, una sortita offensiva dei rossi che si porta dal centrocampo, la palla va in caccia bianca. 2,5 per parte di Santa Maria Novella e chiaramente si cambia campo. Vediamo questo bellissimo... Credo sia stato Manu Espina a segnare la caccia. Bellissimo lancio di parte rossa con una sortita sul fronte, non c'è alcuna volontà da parte di Santo Spirito di accelerare le manovre. Giusto. Equilibrando parzialmente il punteggio rispetto a qualche minuto fa, 4 contro 2,5. Adesso vediamo i bianchi che provano una sortita offensiva sul fronte sinistro. Attenzione, scivola un calciatore bianco, ancora. Ma va in caccia. Caccia bianca, rosse, e rivediamo subito il replay. Distratta la difesa rossa che stava organizzando i placcaggi a centrocampo. C'è stata una bellissima azione, come sempre del solito Sebastiani, ha inviato tutto. È scivolato il calciatore. Vediamo adesso quello che fanno i rossi con una sortita offensiva di Lopez. Attenzione, e c'è la caccia rossa. Caccia rossa. Si è accesa il punteggio proprio sul finale di questa partita. Riprendere quel pallone per Santa Maria non può non essere facile. No, assolutamente, anche perché la gestione della sfera adesso è sempre di parte rossa e non c'è la volontà di assolutamente... parte bianca, pardon, non c'è la volontà fine di questa gara e serve ovviamente riaprire la partita. Bellissimo questo sforzo finale dei rossi, il forcing rosso di Lopez. Attenzione, si avvicina alla caccia, c'è caccia rossa. 4-0, siamo lì davvero, c'è il replay che ci aiuta, ma davvero bellissima questa finale, proprio come quella dello scorso anno. Riparla su riprendere i rossi, ovviamente, che Santa Maria Novella riesce a ripetere il forcing fatto fino ad ora, sarà un finale veramente elettrizzante. E a questo punto mezza caccia, una caccia intera possono fare la loro differenza. Attenzione ai bianchi che provano una sortita offensiva, ma c'è di
così profeti di quella che poteva essere una rinascita di parte rosa. Attenzione adesso a Santa Maria Novella che riconquista un pallone sbagliato, il placcaggio dei bianchi che però adesso in qualche modo riesce a fermare l'azione e a interrompere il gioco anche in questo caso. Provvidenziale placcaggio, anche in questo caso Mero era partita bene parte rossa, sì, con un calciante da solo contro una difesa, ma poteva farcela come abbiamo già visto succedere oggi. Riequilibra subito la gara il pallaio che rilancia la sfera, sono i bianchi a far proprio il pallone con Valleri che ha la sfera tra le mani, gli si avventa un avversario, gli si avventa un altro ma riesce abilmente a evitarlo e allora va da solo e prova il lungo lancio, però non trova il compagno libero perché riesce Lopez a intercettare il pallone e fa subito ripartire l'azione per Santa Maria Novella. Ci sono due avversari sulla sinistra, viene placcato Lopez ma la palla viene riconquistata dai rossi. Attenzione, attenzione ai rossi che vanno in caccia, sorpasso splendida. Rosso, sorpasso rosso, 5 cazzo e mezzo a 5. Splendida caccia, davvero una spettacolare partita, Omero, e complimenti ai rossi perché se non sbaglio dire è stato Federico Tucci a mettere a segno questa. Premia la formazione di Santa Maria Novella che ha completato la pochi caccia sotto la basilica, sembra lontanissima, davvero molto molto lontana e manca davvero un pugno distanti alla fine di questa partita che in questo momento premia i rossi. Ma attenzione a un lungo lancio di parte bianca, la palla rimbalza e va in caccia, caccia, caccia incredibile, incredibile, i bianchi si ribalta, la forza della disperazione è proprio vero e adesso l'inerzia incredibilmente si è ribaltata dalla parte dei bianchi che credevano di aver perso la sfida ma con un lungo lancio che è rimbalzato sotto la caccia rossa è termine di questa gara, imbufaliti i rossi che hanno perso una palla sanguinosa e che potrebbe essere pesantissima in ottica finale. Sconto durissimo, intanto a centrocampo il gioco che si interrompe ma per i bianchi va bene così, si disperano i rossi ai quali in ogni caso Mero vanno fatti enormi complimenti. Enormi complimenti. È finita, i bianchi vincono la terza edizione consecutiva di questo calcio storico fiorentino, edizione 2017, partita ambe le formazioni perché è stata una finale bellissima nonostante un inizio in sordina dei bianchi, poi Santo Spirito ha vinto, la reazione spettacolare.